Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Se avete sempre desiderato un gomitolone che non finisca mai per le vostre splendide creazioni, beh, possiamo dire che ci siamo avvicinati tantissimo. Ecco a voi il bravissimo, il gomitolone dalla resa incredibile che vi sembrerà lana al tatto, data la morbidezza e con una bellezza destinata a durare nel tempo. Scopriamolo insieme. Eccolo qui il nostro mega gomitolone bravissimo in tre splendide varianti. È composto per il 100% da acrilico top quality e dal peso garantito di ben 500 grammi. Inoltre una resa davvero infinita, ben 1500 metri di lunghezza che saranno sicuramente idonei per scatenare la vostra creatività. È consigliato in questo caso l'utilizzo di ferri 3,5-4 e di uncinetto 3,4 e ricordiamo inoltre che è un prodotto certificato Ecotex. In questo modo quindi riusciamo sempre ad assicurare il sostegno all'ecosostenibilità e anche l'assenza di sostanze nocive. Vediamo quindi per quanto riguarda i consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Per preservare il vostro capo sicuramente è indicato lavarlo ad una temperatura che non superi i 30 gradi, quindi lavaggio delicato. Non è possibile candeggiarlo, è possibile utilizzare qualsiasi tipo di solvente, eccezion fatta per il tetracloretilene, non è possibile apporlo in asciugatrice, ma è possibile riporlo su un ripiano e stirarlo ad una temperatura che non superi i 110 gradi. Eccolo quindi in tre splendide colorazioni che sono il salvia, l'ocra e l'avio. Passiamo adesso alle tonalità classiche del bianco, nero e panna. Eccolo invece nella variante gelso, grigio e cipria. Ovviamente non potevano mancare i toni caldi del beige, marmotta e nocciola. Passiamo adesso ai colori accesi del corallo, giallo e bluette, che sono anche perfettamente abbinabili tra di loro. Ecco invece le tre varianti super ricercate del celeste, fucsia e blu. Ecco adesso il lilla, rosa baby pink e glicine. Passiamo adesso ai toni polverosi del grigio chiaro, rosa e tortora. Vediamo adesso i colori turchese, coccio e smeraldo. Ecco adesso il carta zucchero, salmone e Tiffany. Vediamo adesso il color petrolio, prato e moro. E infine non potevano mancare il verde, rosso e bordeaux. Inevitabile amore a prima vista per tutte queste colorazioni che offre il bravissimo e poi, come avete visto dalle caratteristiche, sarà possibile sbizzarrirsi con le più svariate creazioni. Sicuramente indicato per morbide e calde copertine, ma è anche molto indicato per la creazione di simpatici amigurumi. O ancora, una valida alternativa potrebbe essere la lavorazione granny per le vostre borse, quindi non più soltanto borse estive, ma anche destinate ad essere utilizzate nelle stagioni più fredde, grazie al bravissimo. E poi ovviamente via libera a tutti i capi di abbigliamento, quindi dallo scaldacollo al cardigan, ma anche agli abiti. Infatti la nostra fata tuttofare ci mostra come è semplice realizzare il suo abito Cassie, un abito dalle linee morbide ma sempre super glamour, che vi consentirà poi di rivisitarlo come più vi piace. Quindi non perdetevi il suo video tutorial. Io nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare la campanella per non perdervi le nostre novità Tessiland e come sempre vi ringrazio per averci seguito. Ciao!